La coibentazione, per quanto possibile, attualmente è finita. Ci sono da fare, insomma, delle rifiniture, da capire un attimo pure prima l'impianto elettrico, dopodiché si finisce completamente. Però nel frattempo, stamattina, sto andando, proseguo con i lavori, sto andando a montare intanto il pavimento. E quindi mi sto dirigendo verso l'Umbria, in provincia di Perugia, dove ci sta questo ragazzo che ho conosciuto e che mi darà una mano per quanto riguarda i mobili e, diciamo, le rifiniture del furgone, diciamo, tutto quello che riguarda il legno. E quindi niente, un paio di orette di viaggio e si va. Da sola non si può fare, si va. Sono arrivata. Questo è il furgone del ragazzo che si chiama Fulvio che mi aiuterà. Qui c'è l'officina dove faremo i lavori. Fa freddo. Qui in Umbria fa freddo. Ci stanno almeno 6 gradi meno di Roma. Aspetto. Ora, sono arrivata e chiaramente abbiamo iniziato. Mi sono scordata di far video. Allora, nel frattempo abbiamo montato il pavimento, il sotto del pavimento per isolare. È stata un'impresa a togliere la tavola, che sarebbe questa. È stata un'esperienza, è stata un'esperienza. Vabbè, ora viene il bello. Adesso dobbiamo mettere il pavimento, che sarebbero quelle scatole lì. La vedo complicata. Si va. Allora, per montare il pavimento, purtroppo, dico vabbè, mo faccio il video, niente, non mi sono dimenticata perché siamo tutti presi dai lavori per trovare il verso delle cose e sarebbe stato da riprendere perché è stata veramente un'esperienza, neanche l'uomo ragno, stavo tutta arrampicata. Alla fine siamo riusciti a rimettere la tavola col coso sotto. Ora, vabbè, adesso metteremo il pavimento. Vi presento, lui è Fulvio. Ciao a tutti! È il ragazzo che mi aiuterà in questa avventura, che è veramente un'avventura perché... Vabbè, proseguiamo. Una calenda greca. Allora, per montare il pavimento abbiamo levato la paratia, così che il pavimento arriva bello qua, quindi si chiama un pezzettino di paratia, in modo che poi un domani, il giorno che se riuscirò a toglierla, il pavimento sarà a filo, altrimenti ci rimane il buco. E quindi certo, così è un'altra vita, proprio tutta un'altra cosa. Procediamo. Seguiamo, sono arrivati così, calza da una parte, non è facile, è anche freddo, c'è anche vento. Pelo, c'entra. È troppo lungo di un calcio. No, ci voglio vedere. Non c'entra. Tagliamo, dai, accorciamo di un filo. Un peletto.
scala. Vai. No. Ecco. Guarda bene. Che ve lo dica fa? È stata un'esperienza. Abbiamo messo il pavimento, eccolo qua. Primo pezzo del camper futuro, pavimento messo. Non è stato semplice, soprattutto con c'è esperienza. Mi ha aiutato Fulvio, che insomma le misure, gli angoli, non è stato proprio, però se è andata, no? Ecco, questo è il pavimento, pure finito. Madonna che stanchezza. Allora, il video finisce qui, il pavimento è stato messo, noi ci vediamo al prossimo, mi raccomando iscrivetevi per sostegno e per pietà, perché è stata, guarda, ancora con le salite sul zoncolano, molto peggio camperizzare il furgone, molto più faticoso. Va bene, noi ci vediamo al prossimo, per la prossima parte di cose che non so quale sarà. Allora, mi raccomando iscrivetevi e grazie, alla prossima, ciao ciao.